Salve a tutti, è un piacere rivederci per un altro appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento letterario Il potere dei libri. Oggi torniamo nuovamente nell'Ottocento francese, un periodo a me particolarmente caro, per occuparci di un autore inedito nella nostra rubrica. Il libro di oggi si intitola Montoriol, pubblicato nel 1887 da Guy de Maupassant. Maupassant nasce nel 1850 e secondo alcune male lingue altro non è che il figlio illegittimo di Flaubert. Questa voce di corridoio era suffragata dal fatto che sua madre effettivamente aveva stretto un legame di amicizia con Flaubert, il quale, guarda caso, aveva cominciato ad interessarsi agli scritti di esordio del giovane scrittore. In realtà non c'era niente di vero. Di certo fu proprio Flaubert ad incoraggiarlo, come possiamo leggere dal fitto scambio epistolare tra i due, in cui lo esorta alla perenne ricerca del vero al di là delle apparenze. Fin da giovanissimo si mostra ricco di personalità e soprattutto insofferente alla rigida educazione religiosa che gli era stata imposta, tanto è vero che viene allontanato dal seminario e si dedica maggiormente alla poesia, trovando poi sfogo prima nella guerra prussiana e poi attraverso un lavoro stabile a Parigi. Non soddisfatto della routine, si dà alla pazza gioia, tant'è vero che ben presto contrae la sifilide. Sul finire degli anni 70, la sua vita prende una svolta. Entra in contatto con tutti i principali esponenti del naturalismo, Flaubert, Edmond de Goncourt, Zola, Huysmans. A questi si aggiungono, conosciuti negli anni successivi, Alexandre Dumas figlio e Hippolyte Taine, uno dei massimi teorici del naturalismo. Da questo contesto scaturiranno i maggiori successi, a cui seguirà una serie interminabile di viaggi, interrotti solo dall'aggravarsi della sua salute. Dopo la sifilide, le allucinazioni, la demenza, fino a numerosi tentativi di suicidio. Per questo si procedette al suo internamento in manicomio, dove morirà nel 1893. Tra le sue opere spicca certamente Montoriol, un'opera molto interessante che ora affronteremo. Intorno al 1883, Maupassant trascorse un periodo di convalescenza in Alvernia per curare diversi problemi di salute. La regione è paesaggisticamente molto bella, ricca di acque termali e vulcani spenti, a tal punto da essere fonte di ispirazione per la sua opera. Il romanzo Montoriol inizia con una scena dal sapore umoristico. Il marchese di Ravenel si reca dal medico che gestisce le terme e gli anticipa la venuta di sua figlia Christiane, pregandolo di visitarla il prima possibile e di darle le cure opportune, prima che a farlo sia il medico rivale. Il genero Andermatt, un ricco finanziere ebreo, viene a sapere dell'iniziativa del suocero e fa intervenire il medico rivale, con i suoi metodi cittadini all'avanguardia, ben diversi da quelli preistorici del medico delle terme. Si tratta di una feroce satira contro i medici e i loro discutibili rimedi. Diversi conflitti sociali attraversano l'opera. Ad esempio, Andermatt rappresenta lo stereotipo del finanziere ebreo speculatore, mentre il fratello di Ravenel rappresenta l'antisemitismo che si stava gradualmente incarnando nella società francese, fino ad esplodere alla fine del secolo nel caso Dreyfus, un militare di origine ebraica ingiustamente accusato di tradimento. Tornando al filo del racconto, la giovane Christiane è rinvigorita dall'arrivo di Paul de Bretigny, un uomo irresistibile, intelligentissimo e passionale, una sorta di reincarnazione dell'autore. Christiane, nonostante sia sposata, non può far altro che concedersi a lui e tra l'altro dargli un figlio. La qualcosa non è motivo di vergogna, ma anzi la riempie di gioia. Il marito Andermatt è impegnato in ben altre faccende, perché sta lottando contro il contadino Auriol, che non vuol cedere il terreno su cui dovrà sorgere la nuova città termale. Il che rappresenta una satira della società contadina ritenuta avida e retrograda.
ma uno dei temi ricorrenti in Maupassant è anche l'impossibilità dell'unione tra uomo e donna, tant'è vero che Paul non vorrà saperne di riconoscere quel figlio. Pertanto la donna allontana l'amante, che subito si consola con un'altra. Mentre i due, stando in mezzo agli altri, fingono tranquillamente di non conoscersi. Anche in questo caso torna il motivo autobiografico, dal momento che l'autore aveva avuto 3 figli da una relazione clandestina che non aveva mai voluto riconoscere ufficialmente. Dunque, da un lato, satira della società, dall'altro, feroce critica ai rapporti umani. Siamo giunti al momento propizio per la lettura della pagella, quindi non indugiamo oltre. Scorrevolezza. Lo stile è molto sintetico, diretto e cadenzato. L'autore ha seguito molto bene i consigli di Flaubert e il risultato è una proposta decisamente piacevole. 9. Originalità. Pur intrattenendo rapporti con la cerchia dei naturalisti, Maupassant ha un carattere troppo irriducibile e una selezione di temi che spesso lo allontanano dai suoi contemporanei. La sua mancanza di fiducia nell'umanità è davvero disarmante. 8. Fruibilità. Maupassant è uno degli autori francesi più venduti al mondo e soprattutto per quanto riguarda i suoi racconti ha sempre avuto una vasta e variegata platea di pubblico. 8. Rilettura. L'opera ebbe un notevole successo in termini di critica e diffusione. Nonostante ciò, forse di Maupassant consiglieremmo qualche altra opera per iniziare. 7. Attualità. La critica all'egoismo e all'incomunicabilità tra gli uomini è sferzante, così come la rappresentazione degli stereotipi che sono anch'essi ostacoli verso la realizzazione dell'umana concordia. 8. Il risultato non lascia adito ad alcun dubbio. Montoriol ottiene un punteggio di 8. Una lettura che contiene in nuce diverse tematiche affrontate da Maupassant nella sua sterminata e inestimabile produzione letteraria. Ritengo sia arrivato il momento di salutarci, ma presto ci rivedremo per un nuovo appuntamento con Il Potere dei Libri. Tante puntate e tanti libri. Ciao ciao!